sono grato a chi mi è stato vicino, a partire dai miei avvocati, il professor Vulgiuele, l'avvocato Carbonella, e tra le cose più belle che io mi sono sentito dire dall'avvocato è stato all'inizio, dopo 3-4 mesi, lui se lo ricorderà, che mi disse: sai, ho difeso tante persone, anche politici, lei è una persona per bene, le hanno fatto una cattiveria. E questo rimane il giudizio, è stata una cattiveria, però di qua arriva scismi di sorta, contrapposizione, assolutamente no. Mi ha fatto molto piacere tantissimi magistrati che mi hanno chiamato stamattina confortandomi del giudizio che avevano di me. E voglio ricordare anche altri, ad esempio Davico e Colombo, che in televisione dissero: Mastella è stato 3 milioni ministro della giustizia. Parlo di persone più distanti, che non sono stati i miei collaboratori, come altri, come il procuratore pubblico di Firenze attualmente, il dottor Creazzo e tanti altri che con me erano impegnati in questo splendido team al Ministero della Giustizia e anche altri al di fuori di questo. Ringrazio tanti personaggi politici che mi hanno chiamato, persone normali, umili, soprattutto dalla città di Benevento e di fuori dalla città di Benevento, in tutta Italia. E io credo però che non bisogna fermarsi a questo e bisogna lavorare e fabbricare una realtà del mondo della giustizia diverso. Non si possa aspettare quasi 10 anni, vero professore? Stamattina mi ha chiamato un personaggio autorevole del mondo dell'industria casertana, mi ha detto: sono contento per te, io aspetto da 25 anni e ancora non c'è la sentenza per un problema della giustizia civile. Un paese così non avanza, regredisce. È un problema non di contrapposizione politica, magistrati, contrapposizione avvocati, magistrati, assolutamente no, non voglio questo. Non potrei lamentarmi di tanto, fare le mie doglianze, non è questo quello che diciamo oggi mi riguarda e mi tocca. Voglio che ognuno da questi episodi, il mio è potuto venire fuori e levitare al di là delle considerazioni della prassi normale, ma tanta povera gente, tante famiglie, la mestizia delle famiglie, e devo dire le sofferenze, l'ho detto già, mi sono preso un infarto sotto questo. E la cosa non fa certamente piacere. 9 anni e più di sofferenza, oggi un'altra storia. Sì, direi una storia ancora più triste, se vogliamo, perché dopo tanta sofferenza, tanta umiliazione, tante cose che abbiamo dovuto incassare, un partito che si è disciolto, tante spese, tanti danni morali, psicologiche, tutto non doveva accadere. Io mi riporto proprio in questo spazio dove 9 anni e mezzo fa si è tenuta una fiaccolata che io ho potuto guardare soltanto in televisione. Ero agli arresti domiciliari, mi chiedevo il perché era successo quello che era successo. Era un incubo, quell'incubo è durato 9 anni e mezzo, dopo che ho subito arresti domiciliari, obbligo di dimora, divieto di dimora in Campania e regione limitrofe per ben 9 mesi, tutto questo per niente. Ecco, allora io chiederei una giustizia più veloce, perché voglio dire, possono succedere queste cose e succedono, però più velocemente magari una persona viene riabilitata prima, non dopo quasi 10 anni.